Buongiorno a tutti amici di YouTube, oggi farò un'altra video recensione di fumetti e parlerò di un fumetto molto molto particolare e davvero fantastico. Veramente avete forse capito qualcosa dalla descrizione. Comunque andrò a recensire quest'oggi un fumetto di Frank Miller, Sin City. Allora, questo è il primo numero di Sin City, con in questo caso un'edizione con l'introduzione di Daniele Brolli, sempre della, naturalmente, la Magic Press e Dark Horse Books, al prezzo di 15€. Allora, intanto la copertina si può subito vedere, è davvero fantastica. Allora, Sin City, penso che tutti lo conoscano, perché non conoscere Sin City, se qualcuno a cui piacciono i fumetti non conosce Sin City, deve assolutamente conoscerlo, perché è veramente, secondo me, uno dei fumetti per eccellenza, che hanno rivoluzionato il mondo dei fumetti. È un fumetto noir. È più un romanzo a fumetti. Comunque è un fumetto noir ed ha rivoluzionato completamente il punto di vista, il modo di scrivere storie e racconti noir. La storia, vi parlo della trama un po' a grandi linee, perché naturalmente non voglio rovinarvi assolutamente la lettura. È di questo uomo che si chiama Marv, penso Marv, non lo so, che è una specie di mostro, perché comunque qui si può vedere, è un gigante, alto, brutto, un mostro ripugnante, una specie di Goblin Notre Dame moderno, che vive appunto a Sin City, che è Basin City, che è la città del crimine. A Sin City il crimine è alle stelle, ci sono stupri, ci sono criminalità organizzata, mafie, rapine, assassini, omicidi, di tutto. Sin City è la città del crimine, e appunto è una crime story, dice proprio nella... è una crime story, può essere definita crime story. Comunque, la storia appunto di questo Marv che si innamora dopo una notte di sesso con questa ragazza, che è una prostituta, che si chiama Goldie, si innamora di lei e al suo risveglio la trova morta. Lei appunto viene la trova morta nel letto, perché lui è ubriaco, quindi non si è accorto di niente, ed improvvisamente la trova morta, e tutto il fumetto, questo primo numero, lui vuole giustizia, vuole scoprire chi l'ha uccisa, perché, e vuole vendicarsi. Perciò il tutto gira intorno a questo. Ma per raccontare questa storia, ovviamente è raccontata in una maniera bellissima, solo i disegni sono spettacolari. Adesso intanto vi faccio vedere un po', questa è la prima pagina con i disegni di Marv insieme a Goldie, e qui altri disegni molto particolari, sono tutti in bianco e nero, ma questo bianco e nero che è quasi il contrario, cioè quello che deve essere nero doveva essere bianco, ovviamente dei colori molto molto particolari. Ed improvvisamente, poi ad esempio qui vi faccio vedere, questa è una bellissima immagine, una bellissima tavola che a me piace tantissimo, dei poliziotti che lui chiama sbirri, che salgono per le scale, perché poi oltre che la criminalità organizzata, anche la polizia è c'entra con vari giri di droga, criminalità, perché comunque anche la polizia non è molto legale, non è molto giusta, ecco. Questa tavola è veramente bellissima, mentre salgono la scala, per la scala dell'appartamento, del condominio, per raggiungere la sua stanza, e qui che lui fugge, esce fuori sfondando la porta,
mentre loro lo bersagliano con i fucili. Veramente bellissimo. Poi lui scappa. E qui anche un'altra bellissima immagine quando salta fuori dalla finestra, cade in questo vicolo e arriva una macchina della polizia che blocca la strada. Lui allora sfonda il finestrino e entra all'interno. Proprio è bellissimo perché poi ha questo modo molto particolare di scrivere, perché poi lui si vede proprio come un mostro, una specie di Frankenstein. E poi ha queste pagine che sono molto particolari, in cui vi è qui un disegno e qui sono le sue riflessioni, i suoi pensieri, che sono scritti a lato della pagina. Ora qui possiamo vedere una bellissima tavola di un vicolo, tutto in muratura, con i mattoni, veramente bellissimo. Ecco, anche qui, sempre a lato, perché qui naturalmente c'è la vignetta, veramente, veramente stupendo, perché non apprezzare un fumetto del genere è veramente impossibile, troppo, troppo bello, davvero, qualcosa di fantastico. E qui anche bellissimo questa che è la ragazza cowgirl, ecco, la cowgirl del pub dove entra lui, e in queste pagine si vede che balla al ritmo della musica country ed è veramente, veramente fantastico. Io continuerò a dirlo perché Sin City per me è uno dei miei fumetti preferiti in assoluto. Ovviamente qualcosa di spettacolare qui. Una bellissima, ma veramente bella. Quando piove, vi è la pioggia e che lui ama la pioggia perché lo aiuta a riflettere qui. Sembra proprio che la pioggia si infranga su di lui. Cioè, qui a lato ci sono tutti i suoi pensieri. Veramente anche qui. Bellissimo, davvero. È veramente spettacolare anche qui. Questa statua. E altri pensieri. E anche qui si capisce proprio la criminalità che c'è all'interno di questa città. Ed è veramente qualcosa di veramente orribile, perché anche la polizia che è la legalità, il simbolo della legalità, anche questa è corrotta, quindi nessuno sa dove potersi nascondere, dove poter essere al sicuro in questa città. Poi qui abbiamo degli bellissimi, bellissimi, bellissime tavole di scontri contro questo, che è un po' uno degli antagonisti, con cui non voglio rovinarvi la trama. Ed è veramente spettacolare, non si può assolutamente dire di no. Niente. Qui ad esempio vi sono delle tavole in fondo alla fine della storia, veramente spettacolari anche qui, lui cammina sui cadaveri, davvero qualcosa di epico. Come Frank Miller è veramente, penso, probabilmente il mio fumettista preferito, perché io mi sono letteralmente innamorato del fumetto di 300, e quindi Sin City assolutamente lo volevo leggere assolutamente. Niente, volevo farvi la recensione di Sin City, e assolutamente se doveste capitare, se capitarvi, leggetelo assolutamente. E niente, vi saluto e al prossimo video.